Giunge a Reggio Calabria il viaggio della Costituzione, progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale per i 70 anni della promulgazione della Carta degli Italiani. Dopo Catania, la città dei bronzi è la terza delle 12 città italiane ad ospitare la mostra itinerante sulla Carta Costituzionale. La tappa di Reggio è dedicata al terzo articolo della Costituzione e introduce un'occasione di dialogo sul tema dell'eguaglianza. La mostra sulla Costituzione, visitabile nei saloni di Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana, è arricchita da approfondimenti grafici e multimediali, filmati storici, frasi celebri di personaggi chiave, commenti audio e 12 articoli fondamentali affidati alle parole di Roberto Benigni. Al termine del percorso i visitatori potranno rinnovare la propria adesione alla Carta Costituzionale con un atto simbolico, l'apposizione di una firma virtuale accanto a quella dei padri costituenti. A Reggio Calabria la mostra sarà visitabile dal 6 al 26 novembre, dalle ore 9 alle 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 20 nei festivi. L'articolo di competenza della nostra città è l'articolo 3 e siamo molto orgogliosi di questo perché lo riteniamo in qualche modo anche un premio, un merito a quello che è il percorso che la città di Reggio Calabria sta facendo rispetto al tema dell'uguaglianza, rispetto all'affermazione dell'uguaglianza sostanziale, rispetto al percorso di rimozione di tutti quelli che sono gli ostacoli al pieno e effettivo godimento delle condizioni di eguaglianza che ci devono essere per tutti.